coach Zanini si conclude questi 2 giorni del Trofeo Alpi del Mare. Quali indicazioni è riuscito a trarre in questi 2 giorni di gara che sicuramente è stata utile in vista del continuo della preparazione? Sicuramente tantissime, guarda, anzi, sai che domani passerò a domenica a scrivermele tutte perché sono veramente tantissime. Di carattere tecnico, di carattere tattico, anche di situazioni, diciamo, di vista atletico. Sì, usciamo da questo, diciamo, weekend di partite dove ho dovuto fare i conti con l'organico che avevo a disposizione, nel senso che loro avevano un organico completo e noi invece parecchie defezioni, anche oggi ho dovuto così amministrare le energie e le forze perché proprio, per esempio, il gioco che si è appena andata, abbiamo fatto pochissimo, quindi non potevo rischiare oltre. Per cui, però, usciamo da questa, di là, insomma, dal risultato che ovviamente in campo siamo per vincere, questo deve essere chiaro. E abbiamo fatto questo anche cambiamento in corsa di ridurre diciamo, il format della partita proprio per evitare problemi, perché avevo praticamente sono 7 giocatrici a disposizione in buone condizioni. Quindi con tanti, ripeto, con tanti aspetti positivi, in primis è l'atteggiamento delle ragazze perché hanno veramente messo in campo quello che avevano, tutto quello che avevano, ci hanno provato in tutti i modi, anche quando sono stato in campo con un poco rimaneggiata, quindi questa è una cosa molto positiva. L'altra cosa positiva è che le ragazze hanno provato a fare qualcosa di diverso, che avevamo provato solo 1 o 2 volte in allenamento, quindi questo era indice di grande apertura mentale, di grande disponibilità, per cui insomma sicuramente molto ottimismo. Ecco. Poi sappiamo tutti che il livello di pallavolo che dovremo sviluppare fra 1 mese sarà completamente diverso e nettamente più elevato per essere competitivi. Pochissimi giorni ho avuto modo, insomma, di essere a contatto con questa squadra, poi ci sono state queste 2 partite, però su cosa hai iniziato a lavorare e che impressione hai avuto, al di là proprio di questa partita, l'impatto che c'è stato con la squadra? Ma la prima cosa, ripeto, sono meccanismi intanto di staff, nel senso, prima di tutto noi per funzionare bene dobbiamo funzionare bene come staff, quindi già lì abbiamo fatto un grosso lavoro e con tante riunioni anche extra, diciamo, allenamento, che sia che stiamo già cominciando a mi sono trovato anche molto bene fin dall'inizio, anche in virtù insomma dell'esperienza che ho alle spalle, che mi ha permesso di lavorare con tanti staff all'estero, quindi con lo staff italiano dovrebbe essere tutto più semplice. E così è perché comunque ho trovato uno staff preparato. E abbiamo tante cose, ripeto, da sviluppare nelle prossime settimane, piano piano, insomma, una lista di priorità. E ripeto, con le ragazze prima di tutto devono stare tutte bene per cercare di alzare il livello dell'allenamento e anche poter provare determinati schemi di gioco, perché per provare determinati schemi di gioco devi essere con l'organico al completo o quasi al completo, insomma. Sotto questo punto di vista è importante che oggi sia rientrata qui a Cuneo l'ufficio che Sì, poter appunto, e la lavorare. prima cosa che abbiamo fatto è quella di fare delle visite mediche approfondite proprio per essere certi che si presenti agli allenamenti in condizione di fare allenamenti senza problemi. Ha avuto qualche problemino con la nazionale quest'estate e quindi ci auguriamo tutti che non sia nulla di grave, che abbia recuperato e che sia pronta per allenarsi al meglio proprio noi.